Amiche e amici del futsal femminile, benvenuti al Palavertini di Fiano Romano per la sfida che vede coinvolte Città di Capena e Granzette, recupero dell'ottava giornata della Serie A femminile. Uno scontro salvezza, uno scontro importante tra due squadre che vogliono tornare alla vittoria. Granzette che ha ottenuto un solo successo in campionato, 4-3 contro il Granzette, Capena invece che ha vinto le prime due partite disputate contro Bisceglie e Pelletterie, ma poi sono giunte tre sconfitte. Torna in campo la squadra di Mister Chiesa dopo quasi un mese dall'ultimo incontro con il kick-off. Granzette che invece dal punto di vista Covid è stata più fortunata, tra virgolette, avendo disputato tutte e 9 le gare, ma appunto avendo ottenuto solo 3 punti finora. Eccole qua, entrano in campo proprio la compagine ospite in maglia nera, i portieri invece in maglia arancione, che rappresentano poi i colori societari della squadra veneta, arancio-nero. La vedete con la fascia da capitano, la prima, a fianco alla terna arbitrale, Ilaria Andreasi. È dentro anche il Città di Capena, alza le mani in cielo il portiere del Città di Capena, che voi utenti di PMG Sport Futsal l'avete nominato miglior portiere del girone d'andata, Bianca Castagnaro. Si avvicinano i due capitani, Andreasi e Nega, la numero 10 trascinatrice finora delle Leprotte nelle due vittorie arrivate, 4 gol nei 7 segnati finora nel Città di Capena, e mentre passa qui sotto gli spalti Saragnello, squalificata a seguito dell'espulsione rimediata nell'ultimo incontro con la kick-off. Presentiamo anche la terna arbitrale con il fischietto in mano. Primo arbitro Domenici Valerio della sezione di Terni, secondo arbitro Bomboletti Michele di Città di Castello, al cronometro invece Bernardini Natalia, sempre della sezione di Terni. Vediamo il quintetto che scenderà in campo per il Capena, scelte quasi obbligate. Vediamo Bianca Castagnaro che sicuramente andrà tra i pali. Diciamo prima quello del Granzette che è già schierato. Torna Famà dopo un paio di partite che era stata indisponibile. Il portiere in maglia 21. Insieme a lei capitano Andreasi con la maglia numero 8. Troiano con la maglia numero 11. In maglia 4 Sara Iturriaga. Anche lei tornata dopo un infortunio abbastanza importante. Una delle giocatrici fondamentali per il Granzette di Mister Chiara Bassi. Intento del Capena, lo ripetiamo, ve la vediamo Sara Castagnaro tra i pali insieme a Nega, benvenuto Maria Laura Furman, che finalmente torna in campo dopo l'infortunio rimediato nella partita contro il Real Statte, frattura della 10ª costola per lei, e Bea Martin. Manca solo il fischio d'inizio dell'arbitro, vengono sistemate le panchine, ultimi aggiustamenti. Calcio d'inizio che è stato assegnato proprio alla compagine ospite. Fischia il direttore di gara, allora buona partita di futsal a tutti. Primo possesso tra i piedi del Granzette, subito con Troiano che allarga, riceve ancora il pallone al numero 4, Andreasi. Ancora per Longato, Longato dentro per Andreasi, Furman prova a coprire il pallone, riesce a rimediare questa rimessa dal fondo. Lamentano una spinta le giocatrici del Granzette. Primo possesso ora anche per il Città di Capena, con Serena benvenuto. Bea Martin, ancora benvenuto, tutta larga sulla sinistra, punta la diretta avversaria, va verso la porta, la palla rimane lì, ancora benvenuto, conclusione respinta, poi Nega, la palla balla in mezzo all'area e alla fine allontana Ilaria Andreasi. Castagnaro con i piedi, prova ad andare al lancio lungo, non può arrivare nessuno, blocca tranquillamente Famà, subito largo per Troiano. Jessica Troiano che prende questo fallo laterale, la chiusura di Serena benvenuto. Fallo laterale sulla fascia sinistra, Longato, ancora per Troiano, calcio d'angolo, chiude Furman. Primo giro della bandierina per il Granzette. Troiano all'indietro per Iturriaga.
Ancora largo, la palla poi in mezzo, Longato se la ritrova lì, non riesce a concludere, Furman allontana come può. Prova a rendersi più pericolosa in fase offensiva la compagine di Rovigo. Andreasi per Iturriaga. Ancora Troiano. Cambio fascia per Longato. Iturriaga scarica da Andreasi. Sbaglia Andreasi però, intercetta Abbiamartin che deve avanzare da sola. Avanza ancora Abbiamartin, si fa tutto il campo, poi prova una conclusione che non preoccupa Famà, finisce lontano dallo specchio della porta. Prova ad affacciarsi anche il Capena. Qui Abbiamartin non è stata sufficientemente supportata dalle compagne. E allora può ricominciare il Granzette, baricentro basso per il Capena di Mister Chiesa finora. Un appoggio molto complicato da parte di Jessica Troiano. Non può arrivare Iturriaga. Riparte il Capena. Abbiamartin. Nega. Protegge il pallone, il capitano delle Leprotte. Benvenuto. C'è lo scatto di Furman che viene a recuperare questo pallone. Abbiamartin. Nega. Ancora Abbiamartin. In due su di lei, Abbiamartin si accentra alla conclusione murata, può ripartire ora in superiorità numerica il Granzette, ma fa buona chiusura Nega, poi una spinta qui abbastanza plateale di Jessica Troiano su Furman, l'arbitro lascia giocare. Benvenuto. Scambia con Abbiamartin, ancora Benvenuto, prova ad alzare il pressing ora il Granzette, ma esce bene il Capena con Nega, raddoppiata. Si prende il fallo laterale Nega. Nemico numero uno per la difesa arancionera. Abbiamartin, Furman, qualche difficoltà sul controllo. Chiude Andreasi. Ancora possesso Capena, Benvenuto di prima per Nega che non riesce a girarsi. Riparte Andreasi, chiude Benvenuto con fallo. Primo fallo quindi del Città di Capena. Serena Benvenuto in ritardo sulla numero 8. Ilaria Andreasi. Fallo però è decisamente più indietro rispetto alla posizione dove è stato commesso l'infrazione di Benvenuto, quindi probabilmente aveva dato il vantaggio l'arbitro sulla spinta precedente di Furman. Qua attenzione a Troiano. Non riesce a girarsi, Nega protegge palla. Chiusa, ricomincia da Bianca Castagnaro che rischia tantissimo. Poi se la ritrova tra le mani, Castagnaro subito da Furman, chiude Andreasi. Il brivido per la difesa capenate. Qui Nega ha rischiato tantissimo affidandosi al proprio portiere che sì, sicuramente è dotata di una grande tecnica, ma aveva l'avversario a distanza molto ravvicinata. Abbiamartin, Benvenuto. Ancora Abbiamartin. Largo per Nega che la mette giù. È buona per Benvenuto. Il tiro di Benvenuto! E il vantaggio del Città di Capena con Serena Benvenuto. Primo gol in maglia biancorossa per l'ex Lazio. Che era andata già in gol questa stagione nella partita proprio giocata per l'Aquilotte contro il Bisceglie. Ma questa è la prima marcatura per il Città di Capena. Bellissima azione di triangolazione chiusa contro Abbiamartin, Nega e Serena Benvenuto. Tutta sola davanti a Famà. È riuscita con la punta destra a prendere sul tempo il portiere avversario. E allora Città di Capena in vantaggio alla prima vera occasione di questa partita quando sono passati 4 minuti e mezzo. Qui Turriaga sbaglia. Riparte Nega. È un 2 contro 2 Nega qui. Prova ad andare in dribbling da sola. Chiude bene Troiano. Iturriaga. Longato. Andreasi. Ancora Turriaga. Prova ad andare da Troiano. Forse leggermente spinta da Abbiamartin. Per l'arbitro è tutto regolare. Il fallo laterale però per il Granzette. Vediamo se la squadra di Chiara Bassi ora avrà le forze di reagire. La partita ovviamente è ancora molto lunga. Un fulmine a ciel sereno questo gol del Capena.
Parte il fallo laterale, respinge Serena Benvenuto che la tiene anche in campo, poi la palla galleggia sulla linea ma rimane in gioco e Longato mette fuori. Quindi guadagna un fallo laterale in posizione decisamente più offensiva. Chiamano schema Maria Laura Furman. Pallone per Nega che non controlla bene. Benvenuto scarica da lontano. Più per evitare la ripartenza che per cercare la rete. Pallone che comunque non finisce lontano dall'incrocio dei pali. Riparte il Granzette ora al piccolo trotto con Andreasi. Troiano per Andreasi, qui riesce ad andare via Bea Martin. Poi bellissimo questo triangolo, la palla in mezzo, Castagnaro rimane lì. Due volte Bianca Castagnaro che qui fa un miracolo. Respinto corto il cross di Andreasi, poi non è riuscita a ribadire in rete Troiano. Grazie alla grandissima risposta di Bianca Castagnaro. Entrata intanto Sinigaglia, quindi primi cambi per il Granzette. Pallone che finisce sul fondo, finisce a terra Jessica Troiano. Tutto regolare per l'arbitro, si lamenta la numero 11. Ma il gioco intanto prosegue. Furman, Benvenuto, non controlla bene. Sinigaglia che è entrata al posto di Sara Iturriaga. Eccola qui, la numero 5 in possesso, Longato. Bea Martin intercetta, un 2 contro 1, Bea Martin rientra, l'appoggio per Macchiarella che controlla, la mette in rete, Diletta Macchiarella, appena entrata, trova il gol del 2-0. Errore fatale di Andreasi. Passaggio intercettato da Bea Martin che come un falco riesce ad arpionare il pallone. Chiama il time out ovviamente Mister Bassi. Un inizio shock per il Granzette che si ritrova sotto di due gol quando mancano 14 minuti e 39 alla fine. Quindi parte decisamente meglio il Capena in questo scontro salvezza. Molto cinica nello sfruttare le occasioni la squadra di Mister Chiesa. Primo gol in campionato per Diletta Macchiarella. Secondo in questa stagione per Serena Benvenuto, ma il primo con la maglia del Città di Capena, dato che l'altro appunto, ripetiamo, era stato segnato con la maglia della Lazio. Riprende il gioco, 14:37 alla fine. Granzette in possesso palla. Andreasi, pressata alta da Furman. Perde palla Pereira, la numero 14. Anche questo nuovo ingresso, lancio lungo di Castagnaro. Famà non si intende con il proprio portiere. Macchiarella! Doppietta di Diletta Macchiarella! 3-0! Doppietta per la numero 24, un inizio partita fantastico per la squadra di Mister Chiesa. Qui in comprensione sul rinvio lungo di Castagnaro, molto preciso, questo bisogna dirlo. L'uscita di Famà che non si intende con il proprio capitano che ora abbandona il campo. Macchiarella riesce a recuperare palla, a metterla giù di petto e a ribadire rete. Prova ora a sfondare Turriaga, che alla fine è l'ultima a toccare. Furman, attenzione, avanza ancora Furman, dentro Macchiarella, la parata di Famà, vicino alla tripletta Macchiarella, poi Bea Martin sul fondo. Riparte ora il Granzette.
Trujano, attenzione, tutta larga sulla sinistra. La giocatrice del Granzette, poi Macchiarella a chiudere sui Turriaga. Attenzione, forse però ha sbattuto la testa sulle transenne a bordo campo. Qui preoccupazione per i Turriaga, che però non chiede l'ingresso dei sanitari, fortunatamente, quindi buon segno. Si rialza la numero 4 del Granzette. Un bello spavento, perché ovviamente le transenne di bordo campo sono molto vicine alla linea laterale, quindi temevamo un infortunio che poteva essere molto serio, invece riprende a battere il fallo laterale Sara Turriaga, quindi nessun problema fisico per lei. Prova a scaricare ora a sinistro, anzi no, fa la finta anche a me Sara Turriaga, aveva mandato a vuoto Macchiarella, poi il tiro ribattuto da Furman dentro Turriaga, respinge Macchiarella, ancora la numero 4, scarica da Pereira che scarica al destro. Bea Martin col tacco a chiudere il fallo laterale. Partita in salita per questo Granzette, che si ritrova sotto i tre gol quando non sono passati neanche 7 minuti. Iturriaga, spalla alla porta, scarica da Troiano, chiude Benvenuto. Troiano, la palla dentro, attenzione Pereira, spalla alla porta. Iturriaga, chiude Benvenuto. Batte proprio Pereira, però è Iturriaga, pallone che colpisce l'arbitro e non resta in campo, anzi sì. A differenza del calcio a 11, qui conta il tocco dell'arbitro che non ha fermato il gioco. Ha chiuso Benvenuto in fallo laterale. Ancora Pereira. Furman svetta di testa sulla numero 5 Sinigaglia, nonostante i centimetri di differenza. Troiano se la porta sul destro, Bea Martin mette in calcio d'angolo, prova a restare comunque dalle parti di Castagnaro il Granzette, qui il tacco di Pereira e tocca male Iturriaga, che voleva servire il proprio portiere. Fallo laterale per il Capena, se ne incaricherà Maria Laura Furman, giocatrice argentina. Furman all'indietro per Benvenuto, prova a salire con il pressing, Benvenuto scarica dal proprio portiere, forse tenterà il lancio lungo, anzi no, la gioca corta da diretta Macchiarella. Bea Martin chiama a gran voce il pressing Mister Bassi, Benvenuto, Bea Martin, Macchiarella lascia scorrere in fallo laterale, forse la cosa migliore, era salita bene in pressione la compagine ospite. Iturriaga, Pereira, Bea Martin, poi Dos Santos, attenzione, pallone che scorre, Troiano, Castagnaro anticipa, esce fuori dai pali, alla fine deve chiudere in fallo laterale perché nessuna delle compagne aveva accompagnato l'azione. Aline Dos Santos era già rientrata nella scorsa partita con il kickoff, la numero 29, altro elemento importantissimo che è stato fuori per molto tempo, qui nessuno però a chiudere su Dos Santos, la parata di Castagnaro sulla linea di porta, non è entrata il pallone, per un attimo c'era sembrato di sì, aveva pescato l'angolino basso Dos Santos, è riuscita a tenerla lì, al limite proprio questa parata di Bianca Castagnaro, che mantiene per ora la porta inviolata. Partita che promette ancora tantissime emozioni, rimanete qui con noi amici di MG Sport Futsal. Pereira, Iturriaga, scarica ancora da Pereira, esce Furman sulla numero 14, Iturriaga, ancora Pereira, prova a chiudere il triangolo, fa buona guardia Nega, poi Benvenuto a cercare Bea Martin, tiene in campo il pallone la spagnola, pallone che resta ancora in gioco, aggressiva però Bea Martin su ogni pallone. Controfallo fischiato dal direttore di gara per infrazione di Dos Santos e chiama il time out stavolta Mister Chiesa. 9 minuti spaccati.
quelli che sono trascorsi dall'inizio di questo primo tempo qui al Palavertini di Fiano Romano. 3-0, lo ricordiamo, il risultato per il Città di Capena. La doppietta di Diletta Macchiarella e il gol di Serena Benvenuta ad aprire le marcature. Un paio di interventi importanti invece da segnalare da parte di Castagnaro. Granzette che si è reso pericoloso ma non è riuscito per ora ad infrangere la difesa del Capena. E tornano in campo le due squadre. Non cambiano i quintetti. Anzi no, mi rettifico, entrata, tornata in campo Longato, Benvenuto, scarica da Castagnaro, forse tenterà il lancio lungo, così è, cercare Nega, pallone irraggiungibile per la numero 10, che termina direttamente sul fondo. Allora Fama appoggia per Sara Iturriaga, Pereira, addosso a Nega, Iturriaga controlla, scaricata Longato, ancora la numero 4, il lancio lungo per Longato che colpisce involontariamente il pallone con la schiena, anzi no, è stata Benvenuta ad anticipare la numero 9, quindi fallo laterale giustamente per il Granzette. Pallone dentro, altro controfallo di Pereira, pallone non correttamente posizionato sulla linea laterale, quindi cambio possesso, Benvenuto per Bea Martin. Cespica un po' con il controllo ma riesce comunque a servire Benvenuto, la finta della numero 18, ancora Bea Martin, Dos Santos aggressiva su di lei, c'è il raddoppio su Bea Martin, Benvenuto non arriva, Troiano, la chiusura scivolata di Serena Benvenuto, tutto regolare, avanza Nega, si porta a spasso un'avversaria, poi il tunnel su Pereira che commette fallo, ammette l'irregolarità la numero 14 molto sportivamente. Chiama la distanza Nega, ma sarà Serena Benvenuta ad occuparsi della battuta. Fa posizionare bene il pallone l'arbitro Bomboletti Michele della sezione di Città di Castello. Barriera formata da un solo uomo. Parte Serena Benvenuto, che la gioca corta sui piedi di Bea Martin. Nega, spalle alla porta, scarica da Benvenuto. Furman, c'era Bea Martin tutta sola, non l'ha vista la numero 18. Granzette che recupera il pallone. Iturriaga la alza e poi la lancia in aria. Pallone che colpisce il soffitto del Palavertini e quindi fallo laterale per il Capena. Non aveva altre soluzioni Iturriaga, forse l'unica era scaricare sul proprio portiere, ma considerato anche il pressing alto delle giocatrici del Capena ha preferito non rischiare. La numero 4, Benvenuto per Furman, in due su Furman, la palla passa, Iturriaga spazza via direttamente in porta e Castagnaro torna in tempo per bloccarla, pallone che sarebbe terminato in porta. Attenzione qui a Longato che recupera su Nega, protegge Longato, avanza poi il tiro di Longato ad incrociare, fa la barba al secondo palo ma non trova lo specchio. C'è stato per un tocco di Serena Benvenuto, quindi angolo per il Granzette. Dos Santos sulla lunetta, lascia Sara Iturriaga proprio per Dos Santos. Pereira, Longato si gira, Castagnaro blocca. Buona giocata di Longato, subito però qui Bea Martin mette bene giù, ma Iturriaga recupera, ancora Sara Iturriaga, finta e controfinta su Nega, si gira, qui però perde il pallone Iturriaga, non riesce a ripartire velocemente il Capena, Bea Martin per Benvenuto, Castagnaro, lungo da Furman, che tutta sola la mette giù, non riesce a controllare bene Maria Laura Furman, qui però se l'era completamente dimenticata Sara Iturriaga. Riparte Famà, Longato, Zanetti, primo ingresso in campo per la numero 10 in maglia nera, Iturriaga poi di prima,
Pallone sul quale non può arrivare nessuno, Bea Martin. Finta e passaggio per Benvenuto che prova ad involarsi sulla sinistra. Benvenuto in mezzo per Nega, pallone troppo arretrato, non arriva la numero 10. Quindi Granzette. Non è riuscito a trovare la scossa per ora la squadra di Rovigo. Un 3-0 che pesa, anche se la partita è ancora molto lunga. Benvenuto, Macchiarella, scarica da Bea Martin, spalla alla porta, riparte da Nega, con calma il Capena. Macchiarella, appoggia bene per Benvenuto, fa girare il Capena. Bea Martin si gira bene, va via Dos Santos, poi arresta la sua corsa. Macchiarella, controllo non perfetto. Allora Iturriaga può recuperare il pallone. Longato spalla alla porta. Iturriaga, buona la palla larga sulla sinistra per Zanetti. Zanetti tocca. Dove ci sono solo maglie biancorosse. E allora con calma le leprotte. Benvenuto. Nega. Bea Martin. Ancora Nega. Bea Martin per Benvenuto. La pressione di Zanetti che però non ha effetto. Bea Martin, Nega, chiude il triangolo ma c'è fallo di Aline Dos Santos su Bea Martin. Secondo fallo per il Granzette, ricordiamo a tutti i nostri videospettatori che alla sesta infrazione commessa in un tempo scatta il tiro libero. Ma non ci sembra insomma questo il... sicuramente la partita dove potrà accadere, perlomeno in questo primo tempo, considerando che mancano 7 minuti e 16 e di falli il Granzette ne ha commessi 2, il Capena solamente 1. Partita sostanzialmente corretta. Iturriaga, Troiano, non trova nessuno, difetto d'intesa con Michela Zanetti. Benvenuta, attenzione Nega, c'è il corridoio perché Macchiarella che può involarsi verso la porta. Macchiarella, miracolo di Famà, grandissima parata da parte della numero 21 che con il braccio sinistro mette in calcio d'angolo. Ma sembra veramente in giornata diretta Macchiarella, partita straordinaria finora della numero 24. Ha già segnato 2 gol, è andata per 2 volte vicino al terzo. Scarico dietro Nega, colpisce male, svirgola questo pallone che non preoccupa l'estremo difensore avversario. Zanetti, Iturriaga, sbaglia tutto la numero 4, pallone regalato al Capena. Benvenuto, prova ad allungarselo da sola ma non riesce a raggiungere la sfera. Altro nuovo ingresso per il Granzette, entrata con il numero 6 Anna Elisa Costa. Zanetti, scarica per Iturriaga. Costa ancora per la numero 4. Dentro. Costa controlla, chiude Benvenuto. La palla resta in campo. Prova a prendersi il fallo laterale Benvenuto, non ci riesce. Anzi sì. Ultimo tocco della numero 6. Sembrava per un attimo aver cambiato il suo ruolo, Sara Iturriaga, sembrava essere passata nel ruolo di pivot, mentre invece va Costa a fare riferimento offensivo del Granzette. Controfallo, molto fiscale oggi l'arbitro, che fischia irregolarità nelle battute dei falli laterali sia da una parte che dall'altra. Già il terzo fischio in questo senso, prima infrazione anche del Capena. Costa allora a battere questo fallo laterale. Dietro per Iturriaga, la conclusione e Castagnaro smanaccia, pallone che resta in campo. Zanetti spalla alla porta, protegge la sfera e si prende il fallo laterale. Chiama le marcature mister Chiesa insieme al suo mister in seconda Marco Schindler. Iturriaga ancora, vola Castagnaro e mette in calcio d'angolo. Buona occasione questa per il Granzette, ancora vanno all'indietro. Iturriaga lascia scorrere Troiano, chiude Furman. Zanetti di prima per Iturriaga che sbaglia tutto. Nega, c'è fallo qui
Fallo tattico di Troiano, ammonita quindi Jessica Troiano quando mancano 5 minuti e 47 secondi alla fine di questo primo tempo, primo cartellino della gara. Cala il silenzio qui al Palavertini quando il gioco si ferma, anche il pubblico seppur poco, perché ovviamente sono ammessi solamente i dirigenti, comunque i componenti delle due squadre ad assistere alla partita, considerando che vige ancora il regime delle porte chiuse. Ma sentite appunto questo procedimento di sottofonte, tanto Furman chiude Durriaga, incespica sul pallone Maria Laura Furman e qui salva come se avesse fatto un gol, sarebbe Durriaga perché era tutta sola Maria Laura Furman. Vicino al 4-0 il Capena, battuto all'indietro questo altro angolo, Bea Martin, Furman aggredita da Costa, nega, passa su Zanetti, nega sul fondo, vicino al 4-0 il Capena ancora una volta. E dopo un inizio molto cinico da parte delle reprotte di mister Chiesa, ora qualche occasione sprecata c'è stata. E qui ha graziato il Granzetti, qui Zanetti non controlla, recupera Andreasi, ma il pallone finisce sul fondo. Attenzione al rinvio lungo intanto. Bea Martin mette giù, recupera Troiano, si invola Troiano, fallo di Bea Martin e arriva il cartellino giallo anche per la numero 8. Una ammonizione ciascuno quindi questo finale del primo tempo. Capitano Andreasi ad incaricarsi della battuta di questa punizione. Meno di 5 minuti alla fine di questo primo tempo. Fischia l'arbitro. Andreasi direttamente in porta, pallone che rimane lì, blocca Castagnaro, si immola Bea Martin. E qui non si intende con il proprio capitano Nega. Non va quindi questa ripartenza del Città di Capena. Riparte ancora una volta il Granzetto quindi. Andreasi. Troiano cerca il sombrero su Bea Martin che per un attimo perde il contatto visivo con il pallone. Sale il pressing del Capena. Andreasi qui. Era ottima l'idea di servire Jessica Troiano che però non è riuscita a stoppare questo pallone. Macchiarella spara in avanti perché non c'è nessuno a cui dare il pallone. Benvenuto se la porta fuori. Ora un po' di confusione, molti errori da parte di entrambe le squadre. Anche in fase di marcatura qui Castagnaro con una mano a coprire lì dove Bea Martin non ha marcato. Stavolta la numero 8 però si rifà con questa chiusura su Jessica Troiano. Ancora pallone in mezzo, ancora Bea Martin e altro giro dalla lunetta. Prova a rimanere davanti in questo finale del primo tempo il Granzette, pallone in mezzo. C'è stato un tocco da parte di una giocatrice del Città di Capena. Scarico di Andreasi e poi Furman più lontano che può in mezzo ai sedili del Palavertini. Costa scarico di Andreasi che non prova la conclusione stavolta, cerca invece l'appoggio perlongato. Pallone che termina fuori.
Torna in campo Turriaca, la giocatrice finora che è rimasta in campo per più minuti, sicuramente. Capena con le scelte quasi obbligate. Un solo cambio effettivo a causa di indisponibilità e varie squalifiche. Qui Benvenuto rischia su Castagnaro, che poi colpisce anche qualche elemento della propria panchina. Forse ad avere la peggio è stata il preparatore dei portieri, Emiliano Luminoso. Pereira a rimettere in gioco i Turriaca. Attenzione, la palla in mezzo, Longato! Rientra in partita il Granzette con Alessia Longato. 3 minuti e 17 alla fine. Si riaccende il match. Bella azione qui da fallo laterale, Iturriaga. Apertura sulla sinistra per Andreasi, pallone in mezzo per Alessia Longato. 3 e 17 alla fine, 3-1. E quindi finale di frazione, più tutto il secondo tempo ovviamente, che promette ancora più emozioni. Attenzione ora, 2 contro 1, Longato punta la porta e chiude benissimo Benvenuto. Deve stare attento al Cavera a non scoraggiarsi dopo questo gol subito. Pallone messo in mezzo, Andreasi. Chiude Furman in calcio d'angolo. Ancora pallone messo dietro Andreasi, ancora la conclusione di Pereira. Macchiarella riparte, duello in velocità con Pereira. Macchiarella si ferma in tre su di lei, bravissima Macchiarella ad uscire dalla pressione. Bea Martin, scodella in mezzo, Furman ne mette giù. Svanisce l'inerzia del contropiede, ma tiene ancora palla al Capena. Furman se la allunga forse troppo, la palla rimane in gioco per l'arbitro, ma la recupera Pereira. Poi Turriaca di prima lungo, non può arrivare nessuno. Castagnaro per Bea Martin, Benvenuto. Prova a portarsi dietro Longato, Benvenuto, Macchiarella. L'idea era giusta, ma Furman era completamente sull'altra fascia. Quindi non arriva a destinazione questo passaggio. Sta facendo vedere il proprio orgoglio il Granzette, che vuole a tutti i costi rimettere in piedi questa partita. Non è facile ovviamente quando si è sotto 3-0, ma nel futsal tutto è possibile. Longato, Iturriaca, Pereira. Ancora per Longato. Spalla la porta Andreasi, non c'è fallo per l'arbitro. Riparte il Capena, nega sulla sinistra. Sale Furman, buona per la numero 11. Primo dribbling va a segno, il secondo no. Tiro poi di nega, respinto da un'avversaria. Allora laterale. 1 minuto e 36 alla fine del primo tempo. Pallone rimesso in gioco dal Capena. Bea Martin qui sbaglia. Iturriaca chiude, ma direttamente fuori dal campo. Bea Martin, pressing alto del Granzette, qui spinta. Proteste veementi da parte di tutta la panchina, ma la spinta c'è stata da parte di Andreasi. Poi da qui sicuramente è difficile valutare l'entità del contatto tra le due giocatrici, ma diciamo che già il gesto vale insomma il fischio dell'arbitro. In tre a colloquio, tutto il Capena a colloquio per questo calcio di punizione. Si allontana Nonega, si allontana anche Furman. Rimane Benvenuto alla battuta di questa punizione. Nega spalla alla porta, chiude bene Andreasi, 2 contro 2, arriva anche Troiano, Andreasi però fermata da Bea Martin, duello tra numeri 8. Punizione sfruttata non benissimo dal Capena. Ha rischiato, qua attenzione la palla passa e Castagnaro la deve mettere fuori. Il tiro non era potente ma era difficile da vedere. Qui spiegabile questa scelta dell'arbitro di segnare rimessa dal fondo.
da qui forse si vedeva meglio la respinta di Castagnaro. Attenzione a Nega, recupera questo pallone, il tiro, attenzione a Fama che non trattiene, ma Troiano la tiene in campo. Comincia a farsi vedere la stanchezza nel finale di questo primo tempo. Troiano si va ad incastrare in mezzo a tre avversarie, non poteva uscirne. Attenzione a Nega che non tiene in campo, fallo laterale per il Granzette. Chiede di interrompere il gioco Nega per riallacciarsi le scarpe. Anche questo sicuramente è un modo per riprendere fiato. Itoriaga di punta. Altro controfallo. Ne abbiamo contati forse 4. In tutto, 3 da parte del Granzette. Molto molto fiscale il direttore di gara. Questo tipo di fischi. Furman, sombrero su Andreasi, grande giocata da parte della giocatrice argentina. Poi riesce a rimediare Andreasi e chiude il fallo laterale, ma il gesto rimane. Bella giocata da parte di Maria Laura Furman. Benvenuto. Bea Martin a gestire quello che forse è l'ultimo possesso di questo primo tempo. C'è stato un colpo al volto. Mette fuori Castagnaro. Una botta sicuramente involontaria, per girarsi ci sembra Pereira, ha colpito al volto la sua avversaria. Non richiede però l'intervento comunque dello staff medico Bea Martin, quindi prosegue il gioco. Pallone che viene restituito, per il primo momento ci era sembrato di no, poi giustamente è stato proprio Chiarabassi a dire alla propria giocatrice di restituire il pallone. Bea Martin, Furman, punta Andreasi, si allunga troppo il pallone, attenzione a Fama addosso ad Andreasi, suona la sirena proprio su quello che poteva essere un passiccio difensivo. 3-1 alla fine del primo tempo per il Città di Capena, ma rimanete con noi amici di PMG Sport Futsal, perché dopo l'intervallo c'è ancora tutto il secondo tempo da vivere.
Va bene? Bentornati al Palavertini di Fiano Romano per il secondo tempo di Città di Capena Granzette. Ripartiamo subito dalla battuta, dal calcio d'inizio di questo secondo tempo, stavolta affidato al Città di Capena. Quintetti che non variano, per il Capena sicuramente. Per il Granzette neanche, sempre le stesse giocatrici a ruotare. Iturriaca condurre questo primo possesso per la squadra ospite. Nega in chiusura. Ricordiamo il risultato e marcatori per chi si fosse collegato solo ora. 3-1 Città di Capena, che si è portata in vantaggio di 3 gol. Ha aperto le danze Serena Benvenuto con la prima rete in maglia biancorossa. In seguito c'è stata la doppietta di Diletta Macchiarella, che aveva portato il Capena sopra di 3 marcature. Ad accorciare le distanze ci ha pensato Longato, che per ora ha fissato il risultato su questo momentaneo 3-1. Iturriaca, pallone troppo basso, e allora può ripartire Bea Martin in due su di lei. Pereira in chiusura, Bea Martin la tiene in campo. Benvenuto per Nega. Nega, buona la palla per Bea Martin, che poi prova a metterla di prima in mezzo. Recupera però bene il Granzette. Errore in uscita, sbaglia anche Nega, che commette il primo fallo di questo secondo tempo. Pereira, conclusione velletaria, la prima verso la porta di Castagnaro, che non c'è nessun pericolo. Prova il lancio lungo, Furman la mette giù, sterza la numero 11. Bea Martin a cercare Nega, Pereira con la spalla, Troiano a portare avanti l'azione, dentro per Longato, chiude Bea Martin nel calcio d'angolo. Chiama all'ordine le sue giocatrici Schindler. Troiano dalla lunetta. 1-2 pallone e mezzo. Non c'è nessuno. Forse aspettavano Troiano allungato il taglio di Pereira, che non è arrivato. Fallo laterale. Furman. Bea Martin lascia scorrere per Castagnaro, un po' con il brivido. Sempre chiamata in gioco il portiere del Capena, molto spesso a giocare con i piedi. Il brividino scorre sempre per i tifosi capitolini. Nega ad intercettare questo pallone. Furman anticipata da Troiano. Iturriaca si gira. Scontro tra due pesi massimi. Benvenuto alla meglio. Si prende anche questo fallo laterale. Maria Laura Furman. Nega di prima. Iturriaca è benvenuto a metterci il piede. Continua il duello personale tra Sara Iturriaca e Serena Benvenuto. Pereira. Iturriaca. Pallone lungo a cercare Troiano, che non può arrivare però. Nega. In avanti Benvenuto. Partita che riprende come finisce il primo tempo. Molti errori da parte di entrambe le squadre. La posta in palio è sicuramente alta, la pressione si fa sentire. Triangolo che non viene chiuso, Bea Martin prova ad involarsi da sola, più veloce di Iturriaca, dentro per Furman, che non controlla bene con il sinistro. Si porta la palla all'indietro e allora recupera terreno il Granzette. Pereira, uno contro uno con Benvenuto, se la porta sul destro, triplicata la marcatura su Pereira. Nega, invita le compagne a salire. Pallone lungo per Furman, che forse la tocca anche di testa, ma non riesce a cambiare la traiettoria del lancio. Allora, laterale è battuto verso Longato. Troiano, larga sulla destra, in mezzo per Longato che la tocca, Castagnaro, quasi in bagher. A mettere in calcio d'angolo, prima vera occasione per il Granzette di questo secondo tempo. Sentite ancora le istruzioni da parte delle due panchine. Tocca Nega, ancora fallo laterale, rimane in avanti il Granzette.
Pallone messo dentro, benvenuto ancora in calcio d'angolo. Si limita per ora a difendere il Cavena, ma ha bisogno di una scossa la squadra di Mister Chiesa per rendersi pericolosa anche davanti. Pallone in mezzo, Furman in anticipo sul Longato. Ancora Eturriaga ad occuparsi della battuta di questa palla inattiva. Longato. Punta Furman che chiude benissimo. Allora ancora dalle nostre parti. Ancora Jessica Troiano, Pereira, Iturriaca qui. Attenzione, si addormenta un po' il Cavena su questo tiraccio di Iturriaca che aveva completamente svirgolato il pallone. Qui Troiano spalla alla porta, prova a girarsi, Furman come può, ancora a rifugiarsi in fallo laterale. Iturriaca col corpo Furman. Sempre lei ad immolarsi su queste conclusioni dalla distanza. Qui Nega intercetta. Prova ad andare via. Troppo stretto lo spazio. Veramente aveva cercato la giocata in un fazzoletto di terreno. Pereira. Scodella in avanti ma sbaglia tutto. Bea Martin allora per Benvenuto, chiude il triangolo, Benvenuto, Bea Martin, la finta su Iturriaca, prova a chiudere un altro triangolo, attenzione qui, all'uscita di Famà, Bea Martin la tiene in campo secondo l'arbitro, pallone che resta lì e c'è il fallo di Iturriaca su Furman che c'era frapposta tra la numero 4 del Granzetto ed il pallone, spinta, anzi trattenuta di Iturriaca sul braccio, allora... Primo fallo del secondo tempo per il Granzetta, il secondo di questo secondo tempo. Esce Serena Benvenuto per la prima volta in questa gara. Entra Diletta Macchiarella. Che come direbbero gli inglesi, is on fire, doppietta per lei. Nega la battuta di questa punizione. Siamo abbastanza distanti dalla porta di Famà. Vediamo se proverà la conclusione diretta. Parte Nega dentro per Furman che liscia completamente il pallone. Chiude Sinigaglia. Macchiarella. Palla laterale al limite della regolarità. Bea Martin colpisce Nega. Pallone che però torna proprio sui piedi della numero 10. Nega si gira. Conclusione deviata. Pallone in fallo laterale. Intanto c'è un cartellino giallo per una componente della panchina. Si tratta della numero 18, Camilla Cappelletto. Qualche protesta di troppo. ...4:35 di questo secondo tempo. Nega corto per Bea Martin, Furman, Macchiarella, spalla alla porta, protegge il pallone, scarica all'indietro. Nega, non trova nessuno in mezzo all'area. E sentite le istruzioni dalla panchina, partite 2-2. Ovviamente... quello che riguarda lo schieramento difensivo. Esce Pereira, torna in campo Sara Iturriaca. Troiano, Andreasi, proprio per Iturriaca. Nega in uscita su di lei. Che riesce a svolgere al meglio il suo compito, ovvero quello di fermare la numero 4. Sbaglia Iturriaca, intercetta Nega. L'appoggio per Macchiarella, controllo non perfetto. C'è però Jessica Troiana tutta sola contro tre avversarie.
situazione che non può andare in buon fine. Granzette che ora prova a stabilizzarsi nella metà campo avversaria, ma sbaglia ancora Iturriaca, secondo errore consecutivo. Pallone buono per Beamartin che si invola verso la porta. In spaccata fa ma a dire di no. Occasione anche per il Capena che come al solito fa delle ripartenze, la sua arma migliore. 14 minuti e 30 alla fine di questo secondo tempo, nel futsal sono un'eternità. Può succedere di tutto. Beamartin, Furman, alto. Attenzione però, salgono velocemente le giocatrici del Granzette, rientra altrettanto velocemente Furman, che qui però perde palla. Iturriaca finisce a terra, Nega, è tutto regolare, Furman è 2 contro 1, Beamartin, attenzione, può andare da sola, recupera Andreasi, Beamartin per Furman, che scivolata, non arriva. E attenzione perché c'è stato un contrasto tra l'entrata e scivolata di Furman per arrivare sul pallone e Fama, che era invece uscita per cercare di chiudere lo specchio proprio alla numero 11 argentina. Non sembra nulla di grave, forse è giusto un contrasto di gioco. Si rialza Fama. E quindi può riprendere il match con Sinigaglia in possesso. Appoggio per Troiano, Iturriaca. Cercare Andreasi, Beamartin fa buona guardia. Poi prova ad uscire da solo, gran giocata di Beamartin. Che forse doveva toccare il pallone una volta di meno per riuscire a servire bene Nega, ma straordinaria la giocata in uscita da parte della giocatrice spagnola. Continua ad adottare questa strategia, questo baricentro molto basso il Capena. Qui, solita giocata di Iturriaca di prima, pallone stavolta troppo alto perché colpisce appunto il soffitto del Palapertini. Serena Benvenuto, torna in campo lei, esce rifiata Diletta Macchiarella. Furman all'indietro da Castagnaro. Ottima la palla per Beamartin di prima per Nega. Giocata dall'altissimo tasso tecnico di difficoltà che quasi non riusciva. Tre giocatrici, insomma, con una carriera alle spalle che parla per loro. Mentre qui Dos Santos non trova nessuno. Pallone in fallo laterale. Con calma ovviamente, un Capena che, lo ripetiamo, ancora una volta è martoriato dagli infortuni, si è aggiunta, ai quali si sono aggiunti anche la squalifica di Saragnello. Ma torniamo subito in campo perché Nega scarica da Benvenuto che prova a metterla dentro per Beamartin, che a quel punto sarebbe stata a mezzo metro dalla porta di Famà, che nulla avrebbe potuto. Benvenuto tocca anche troppo piano per Furman, recupera il pallone Beamartin. Nega chiude benissimo il triangolo, la palla dentro e Dos Santos qui salva su Furman, poi prova a ripartire e Nega ci mette una pezza. Sprazzi di bel gioco si vedono da parte di entrambe le squadre. Dos Santos, Iturriaca, parte Dos Santos, se la prende Furman, la palla dentro fra le mani di Castagnaro. Attenzione qui l'errore di Furman, non arriva nessuno, si scusa la numero 11, Dos Santos spalla la porta allungato, poi attenzione il colpo di testa, la palla rimessa dentro. Ancora il Capena che si salva. Dos Santos, Iturriaca, sbaglia tutto. Troppo frettolosa forse sarà Iturriaca in qualche circostanza, cerca spesso questa giocata di prima molto complicata, cercare sicuramente di velocizzare il gioco, ma c'è mancanza di intesa con le compagne. Qui però recupera un gran pallone sarà Iturriaca, dentro per Longato, l'uscita di Castagnaro con i piedi
che alla fine deve allontanare. Sfrontatezza di Bianca Castagnaro in queste uscite, che per citare un portiere di calcio a 11, ricordano un po' René Ghita. Rinvio di Famà, Longato non controlla, finisce a terra da sola secondo l'arbitro. Si gioca tutto regolare, Bea Martin, inserimento di Nega che viene servita, il tocco di Longato, Famà non tiene il pallone in campo. Nega dalla lunetta, allora all'indietro per Bea Martin che scarica, Castagnaro da fuori, la tocca Maria Laura Furman e il pallone che finisce sulla base del palo. Si rende pericolosa anche in fase offensiva Castagnaro, prova a gestire questo nuovo possesso il Granzetto. Longato, pressing alto qui, Longato un pochino incerta, Iturriaga mette fuori. Si arrabbia un po' Iturriaga con le compagne. E arriva il primo fischio, il primo controfallo di questo secondo tempo, l'attendavamo un pochino tutti. Sempre da quella parte, sempre lo stesso arbitro, molto fiscale, ma è giusto così ovviamente. Il metodo di giudizio utilizzato è assolutamente lo stesso per entrambe le squadre. Qui Longato, la palla che rimane lì, svirgola due volte. Alessia Longato, qua Nega prova a far scorrere, palla non passa. Iturriaga, Castagnaro. La toglie da sotto l'incrocio, fa sembrare tutto facile Bianca Castagnaro. Accelera l'operazione Iturriaga, ancora la numero 27 a mettere in calcio d'angolo. Forse un colpo alla scheda con Zanetti, si scusa la numero 10. Iturriaga in mezzo, addosso a Bea Martin. Mentre intanto esce Aline Dos Santos, torna in campo Annelisa Costa. Longato, Iturriaga da lontano. Chiama un 5 a gran voce Castagnaro, ovviamente si tratta di uno schema. Quanto pare il 5 è la soluzione lunga, che però non trova Macchiarella. Esce Iturriaga. Intanto per il Ganzette rientra capitano Andreasi, Costa proprio per Andreasi. Al centro per Zanetti, l'anticipo di Benvenuto. Benvenuto non trova Furman. Può ripartire allora Longato, uno contro uno. Decide di andare da sola Bea Martin. Aspettava un accompagnamento dell'azione da parte di Costa. Longato alla fine è stata costretta a cercare la giocata da singolo. Sinigaglia, il tiro di Longato, blocca Castagnaro, veloce per Bea Martin, il corridoio è buono, grandissima chiusura da parte di Alessia Longato. Sinigaglia con la punta lontano dalla porta. Ma qui ha salvato veramente una ripartenza. Bellissima scivolata da parte di Alessia Longato, autrice finora dell'unico gol del Granzette in questa partita. Benvenuto. Si allunga forse un po' troppo il pallone, ma riesce a guadagnare comunque la rimessa. È passata la metà di questo secondo tempo. Macchiarella, spalla alla porta. Benvenuto, allarga per Bea Martin. Bea Martin per Benvenuto, la tiene la numero 18, poi forse c'è un calcio, c'è un colpo, attenzione la palla dentro. Capena non ha messo immediatamente fuori la sfera, è rimasta a terra proprio Alessia Longato. Benvenuto ha colpito il pallone, poi ovviamente ha continuato a dare slancio alla gamba e ha colpito anche la caviglia, anzi il piede sinistro di Alessia Longato, la numero 9, che ora esce zoppicando. Vediamo se c'è già stato effettuato il cambio, tornata in campo Jessica Troiano. Andreasi, Costa,
colpisce non bene ma riesce a servire Zanetti. E poi Troiano non controlla, Benvenuto. Chiude il triangolo con Bea Martin, che deve però arretrare. Macchiarella, Bea Martin, Benvenuto. Attende qualche movimento, poi allarga per Furman, Benvenuto, finta su Zanetti, manda a vuoto la numero 10. Poi c'è il raddoppio di marcatura, il recupero palla del Granzette, la ripartenza costa Bea Martin. Altro scontro tra le due giocatrici. Il gioco prosegue, attenzione, qui Benvenuto in direzione nostra per mettere fuori questo pallone. Pallone che non viene restituito. Qui brutto gesto da vedere. Si ferma Costa. Si ferma Costa. Che ridà il pallone. Qui, apprezzabile il gesto della numero 6. Applausi da parte di tutta la tribuna. L'arbitro giustamente richiama, rimessa dal fondo. Riparte il Cavena. Lungo Castagnaro a cercare Bea Martin la palla, non rimane in campo. Abbastanza preciso anche questo lancio con le mani, ma giusto un filino troppo lungo. Zanetti. Troiano si è spostata dalla nostra parte, qua sulla fascia sinistra. Zanetti spalla alla porta, ancora Troiano dentro, la palla rimane lì. Macchiarella ad allontanare, Bea Martin con il tacco, fa sfilare Furman, uno contro uno con Costa, raddoppio di Zanetti, Macchiarella non arriva, presa in controtempo, diretta Macchiarella, la giocatrice salentina. Costa, sbaglia la numero 6, riparta con la capena, Macchiarella addosso a Sinigaglia, si lotta. Ma il pallone ce l'ha il Granzette, Troiano. Uno contro uno con Benvenuto, troppo lento questo dribbling da parte di Troiano, Macchiarella protegge, è sola, prova ad involarsi, non aveva possibilità qui Macchiarella. Chiusa da due giocatrici, stanchezza che si fa sentire, il Capena ovviamente ha le scelte molto limitate, il Granzette in teoria avrebbe anche una rosa più lunga, ma sta scegliendo di affidarsi sempre più o meno alle stesse 7-8 giocatrici. Mister Chiara Bassi. Ancora altra chiusura di Benvenuto. Partita di sacrificio e di sostanza, ma anche di gol per Serena Benvenuto, il primo con la maglia del Capena. Vittoria questa che sarebbe fondamentale per il Capena, che andrebbe a 9 punti, Granzette che rimarrebbe a 3. Per la salvezza sicuramente sarebbe un risultato importante. Mentre intanto, girandola di cambi, entra il portiere di movimento Pereira, porta palla Iturriaga, proprio per Pereira, Iturriaga, ultimi 7 minuti dove il Granzette tenta un po' tutto per tutto, pallone in mezzo, è sola Longato che non riesce a controllare bene, ricomincia allora da Iturriaga, Pereira, Iturriaga, marcatura ovviamente a zona, prova a salire con il pressing Bea Martin, Furman in chiusura. Un fallo laterale. Bea Martin ha chiesto di interrompere il gioco per allacciarsi le scarpe. Mette sportivamente fuori Sara Iturriaga. Ammette di non aver visto la richiesta della numero 8 del Cavena. La rimessa ovviamente è per il Cavena che restituirà palla. Time out. Time out chiamato da Chiesa. 6:33 alla fine. Insomma, curiosità, 6:33, lo rivediamo alla fine. Granzette che ora mette il portiere di movimento, una soluzione in più per cercare di recuperare, ma anche molto rischiosa. È un po' la filosofia del portiere di movimento che sempre a parte appunto del futsal. L'ho visto nella Serie A maschile come molto spesso la scelta si riveli controproducente proprio perché la porta rimanendo vuota permette ai giocatori di concludere anche da molto lontano. Stessa cosa ovviamente succede nel femminile dove però magari
è un pochino più complicato per le giocatrici raggiungere la porta dalla propria area di rigore. Non è un problema questo per esempio per Bianca Castagnaro, che è dotata di un tiro potentissimo, così come Jessica Will, trascinatrice in A2 del Città di Capena nella scorsa annata, che si è interrotta a marzo per l'inizio della pandemia di Covid-19. Oggi purtroppo non è potuta essere della gara Jessica Will per dei problemi fisici. Restituisce palla Neca e riparte il Granzetti. Turriaga, Longato, ancora Turriaga, Pereira. Bea Martin intercetta, cioè la porta è vuota. Benvenuto, attenzione, può calciare Serena Benvenuto. 4-1 Città di Capena. E l'avevamo detto, insomma, è questo il rischio del portiere di movimento. Capena che poi è uscito molto bene. Doppietta quindi anche per Serena Benvenuto. 13 e 34 i minuti trascorsi. Ovviamente mantiene ora il portiere di movimento, ma ora sono 3 gol da recuperare e 6 minuti rimanenti. La conclusione da lontano di Turriaga, la palla messa in mezzo, Furman di testa, si salva qui il Capena. E Turriaga, Troiano, attenzione Neca, la porta è vuota, Pereira con il corpo fa da portiere anche a centrocampo, la numero 14. Attenzione, Furman aveva intercettato questo pallone. Ogni momento può essere buono per segnare per entrambe le squadre. Longato, Iturriaga, la conclusione murata, la palla rimane lì, mette fuori. Il piede che spunta è sempre quello del Capena e su queste seconde palle riesce ad avere la meglio. Pereira fuori, alto, attenzione ora, può ripartire velocemente Castagnaro, Bea Martin, Pereira deve sbrigarsi a rientrare, non controlla bene Bea Martin, mani al volto per lei, poteva essere questa un'occasione che avrebbe definitivamente chiuso la partita. Iturriaga, Troiano, attenzione, punta Bea Martin, la mette dietro e il gol di Andreasi. Accorcia le distanze al Granzette, ne vedremo delle belle in questi 5 minuti. Torna in porta Famà, toglie il portiere di movimento Mister Bassi. Neca pressata subito alta, Iturriaga di prima. Pallone sul fondo. Castagnaro, lungo per Benvenuto che la tocca come può, anche solo per allontanare. 4:56 alla fine, torna in campo Pereira. Iturriaga, Pereira, ancora Iturriaga, sbaglia tutto, Bea Martin da lontano, Bea Martin, 5-2, a segno anche la numero 8, primo gol in stagione per lei. E 42 alla fine, 5-2, e ora si fa dura per il Granzette, molto molto dura. Capena sempre più vicino a questa vittoria. 5-2 il punteggio, torna a più 3 il Città di Capena. Iturriaga, conclusione da lontano, respinta, pallone che arriva ancora sui piedi di Andreasi. Iturriaga non benissimo con questo controllo, pressing alto in 2 addirittura su Iturriaga. Iturriaga, Benvenuto da lontano, pallone respinto che arriva sui piedi di Neca, Neca la tocca, pallone che scorre fuori. Longato accompagna l'uscita di questo pallone. Rimane in campo Pereira. Troiano, sbaglia, sbaglia Longato che poi rimedia scivolata, si sacrifica per le compagne. Rimedia al suo stesso errore, qui Benvenuto all'indietro da Castagnaro. Rimane Pereira a svolgere il ruolo di portiere, qui non si chiude il triangolo con Benvenuto e quindi può tornare
può tornare in possesso il Granzette. Okay. Iturriaga, ancora Furman, anche lei partita di grande sacrificio, poteva forse trovare il gol in qualche occasione, gol che non è arrivato almeno per ora, perché mancano ancora 3 minuti e 43. Pereira, Iturriaga, Longato sbaglia l'appoggio, nega la finta, il tiro da lontano. Forse c'è stato un tocco di una giocatrice del Granzette, così è, calcio d'angolo. Ovviamente con molta calma le giocatrici del Capena, richiama addirittura l'arbitro che comincia a contare prima che Furman arrivi sul pallone. Ancora fallo laterale, Andrea si mette fuori, Furman dietro per Bea Martin, Benvenuto, c'è anche l'opzione Castagnaro che viene subito scelta da Serena Benvenuto, nega, prova a cambiare il gioco, Furman per Benvenuto, la mette giù, se la porta sul destro, forse troppo larga, e così è, perché fa buona copertura Andreasi. Torna in campo Pereira come portiere di movimento, Iturriaga di prima, Furman senza fronzoli, e qui sentite le urla, soprattutto di Schindler, dice alle sue giocatrici di gestire meglio il possesso quando c'è. Pereira rischia il tacco a servire Longato, pallone dentro, ancora Troiano, Furman, di lì non si passa, Troiano, Iturriaga dentro, attenzione Benvenuto, può tirare, la tiene lì, la porta è vuota, nega, tergiversa troppo, anzi tergiversano troppo sia nega che Benvenuto, nessuna delle due tira, alla fine il Granzette recupera, pallone dentro di Iturriaga che pesca Longato tutta sola, Castagnaro dice di no, Longato all'indietro per Iturriaga, il punto di riferimento di questo Granzette. 2 minuti e 20 alla fine, Iturriaga da lontano, Castagnaro a dire di no, la palla rimane lì, Troiano, poi Castagnaro con i piedi, c'è il gol anche di Bianca Castagnaro, l'avevamo detto, con i piedi ci sa fare. 6-2 Capena, 2 minuti e 12 alla fine, chiama il time out Mister Bassi, anche se ora ovviamente più passa il tempo, più i gol da recuperare aumentano, più insomma la missione diventa impossibile. Capena vicino a questa vittoria, forse è proprio questo il gol che mette la parola fine alla contesa, almeno virtualmente. Tornano in campo le due squadre per questi ultimi 2 minuti di partita, 6-2 il punteggio per il Città di Capena. Doppietta di Benvenuto, doppietta di Macchiarella, Bea Martin e Castagnaro a completare questo set. Punteggio tennistico per il Granzette, ha segnato il momentaneo 3-1 Alessia Longato. Se non sbaglio ha segnato anche il secondo gol. Pereira, Iturriaga, quindi doppietta anche per Longato. Troiano, Iturriaga, Pereira, non controlla proprio la numero 9 Longato, e allora fallo laterale per il Capena. Furman, si allontanano tutte, scivola Benvenuto. E allora pallone in fallo laterale, Iturriaga, Pereira,
poi Troiano all'indietro, ancora Iturriaca. Ci prova da lontano in due tempi Castagnaro che poi va alla conclusione, è troppo basso però il soffitto del Palavertini. Le travi più che altro del palazzetto dello sport di Fiano Romano. Andreasi, Iturriaca da lontano, la tocca Nega, ancora Andreasi, spinge Furman che si appoggia nettamente sull'avversaria. Secondo fallo del Cavena, partita lo rivediamo, sostanzialmente corretta, che si è accesa forse nel finale del primo tempo, dove ci sono stati un paio di cartellini, uno per parte. Pereira, Iturriaca. Iturriaca la alza, Troiano mette giù di coscia. Ancora Iturriaca, Longato, Iturriaca, Pereira. Cavena aspetta senza troppa fretta, intercetta Bea Martin, finta su Andreasi, nega Furman, gestisce il possesso, non decide di andare subito alla conclusione il Cavena, qui sbaglia Bea Martin però, Troiano col sinistro, pallone dentro, c'è forse fallo di mano, calcio di rigore per il Granzette, 52 secondi alla fine, cadendo Bea Martin ha toccato la palla con la mano. Allora indica il dischetto e proprio in occasione di questo rigore, falso esordio con il Città di Cavena in questa stagione, Francesca D'Amelia chiamata subito a fronteggiare la difficoltà più grande per un portiere, ovvero parare un calcio di rigore. Jessica Troiano alla battuta, 52 secondi alla fine. Fischia l'arbitro, parte Troiano e para D'Amelia! C'è festa per tutti oggi al palazzetto di Fiano Romano, applausi a scena aperta per Francesca D'Amelia. Andreasi mette fuori Benvenuto. Iturriaca chiude Nega, la porta è vuota, se l'allunga forse troppo, in scivolata, ci arriva Nega, 7-2, 32 secondi alla fine, arriva il gol anche di Nega. Aspettavano tutti lei. Allunga il divario ancora il Cavena, che ovviamente sfrutta alla grande il portiere di movimento del Granzette. Partita più combattuta di come dice il risultato, ma ovviamente poi nel finale i risultati tendono sempre ad allungarsi. Pereira di punta addosso a Macchiarella, ancora Pereira, Iturriaca, 5 secondi alla fine, Pereira, Troiano dentro, chiude Benvenuto, suona la sirena, vince il Cavena 7-2 per le Leprotte, che tornano alla vittoria dopo gli ultimi 3 punti guadagnati con le pelletterie. Ancora crisi nera per il Granzette, che rimane a quota 3 punti. Grazie a tutti gli amici di MG Sport Futsal per essere stati con noi. Alla prossima!